Buon pomeriggio, prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando della Honeywell di Atessa, perché sul futuro dei 420 lavoratori c'è stato un incontro questa mattina a Pescara con la regione, la proprietà aziendale e i sindacati. A settembre ci sarà anche un incontro a Roma. Tutti i particolari nel servizio di Paolo Renzetti. Noi aspettiamo di arrivare a questo tavolo nazionale che è già predisposto e lì però vogliamo sapere sulla base di quale prospettiva e di quale strategia e di quale piano industriale, e lo vogliamo sapere non dai dirigenti dello stabilimento, con tutto il rispetto che si deve avere nei loro confronti, ma lo vogliamo sapere la corporate, cioè lo vogliamo sapere dai proprietari e capire che prospettive c'è, perché se permettete siamo di fronte un po' a un paradosso, cioè siamo in un mercato, quello dell'automotive, che sta andando bene, in un settore che è quello del turbo che sta andando particolarmente bene, in presenza di uno stabilimento che a detta del gruppo è il migliore stabilimento più performante dell'intero gruppo, e invece nel gruppo più performante viene lasciata la produzione, che è quello di turbo diesel, che diciamo non è esattamente la produzione diciamo che avrà più futuro, e per di più vengono da un po' di tempo replicati dei codici, cioè viene in pratica copiati dei pezzi di produzione e trasferiti in Slovacchia, e tutto questo non ci fa presupporre che ci sia una strategia rassicurante sul futuro. Diciamo che è un incontro propedeutico a mettere su una discussione in sede ministeriale. L'azienda si è impegnata ad arrestare il processo di backup, quindi l'operazione sta facendo, che dovrebbe portare lo stabilimento di Prešov in Slovacchia a saper fare quello che si fa qui ad Atessa. E ovviamente diciamo, non c'è l'impegno a rilanciare il sito, non c'è nessun impegno sul futuro, c'è l'impegno però a cercare di andare avanti con la discussione per arrivare ad avere maggiore chiarezza sul futuro del sito di Atessa quando a settembre ci incontreremo. Intanto c'è una presa di posizione da parte della regione, la quale ha suggerito sia al sindacato che all'azienda di bloccare il backup e nello stesso tempo di rallentare le nostre azioni sindacali. Il nostro obiettivo però deve essere il Ministero, deve essere il Governo al tavolo con la proprietà americana per poter guardare al futuro, dopo il 2020. Andiamo all'Aquila e torniamo sugli appalti e le mazzette post sisma, perché dalle pagine dell'ordinanza della Jeep Gargarella viene fuori un altro imprenditore che rideva pregustando gli affari del post sisma nel centro Italia. Nuova inchiesta sugli appalti pubblici e gente ovviamente sempre più delusa. Il servizio di Daniela Rosone. Non c'è pace per la ricostruzione dell'Aquila e l'ennesima inchiesta dei carabinieri del comando provinciale lo dimostra. Se da un lato si è puntato a mantenere il massimo riserbo, vista la delicatezza delle indagini, dall'altro, sfogliando l'ordinanza, emergono particolari che ancora una volta sono destinati a suscitare indignazione. Così come era accaduto per il terremoto del 2009, anche nelle intercettazioni telefoniche che emergono da questa inchiesta, viene fuori l'imprenditore che ride, pregustando gli affari che deriveranno dal terremoto del centro Italia. All'Aquila, all'epoca, fu Francesco Piscitelli, ora l'imprenditore che ride, ma che ora non riderà, è Giuseppe Giustino di Altamura, presidente della società internazionale, quella che sta ristrutturando il teatro comunale dell'Aquila, intercettato nelle carte della procura sulle presunte mazzette negli appalti pubblici del post-terremoto. Lo stesso giudice per le indagini preliminari, Gargarella, nell'ordinanza scrive ride in maiuscolo. L'uomo, che ora ha gli arresti domiciliari, parla a telefono con Leonardo Santoro, anche lui arrestato, delle commesse da prendere ad Amatrice. Santoro in particolare gli racconta quello che ha detto a Lionello Piccinini, dipendente del MIBAC d'Abruzzo, a sua volta finito ai domiciliari, dopo il terremoto del centro Italia. Se ti posso essere utile, voi fate l'elenco, mo dovete fare uno screening dei beni sotto vostra tutela. Se vi serve qualcosa per i puntellamenti, via dicendo, noi siamo a disposizione, racconta Santoro a Giustino, che ride più volte. 200 pagine di ordinanza, con figure che appaiono ciniche e che cercano nuovi incarichi, grazie ai rapporti diretti con i pubblici funzionari. Santoro riassume il GIP, spiegava al suo datore di lavoro che presso il MIBACT era stata creata un'unità di crisi per valutare i danni ai beni architettonici. Giustino, sentite le parole del Santoro, dice Gargarella, ha riso in maniera beffarda della nuova situazione venutasi a creare, in quanto per l'impresa il nuovo sisma non avrebbe potuto che portare nuovi introiti, tanto più se l'appoggio di Piccinini e Marchetti, altri due arrestati funzionari del MIBACT inseriti nell'unità di crisi, non sarebbe venuto meno.
Insomma, scenari inquietanti e probabilmente un'inchiesta che si allargherà a macchia di leopardo. I 10 ai domiciliari sono Lionello Piccinini dell'Aquila, geometra del segretariato MIBACT, Antonio Zavarella di Sulmona, presidente della commissione di collaudo del Teatro Comunale, Berardino Di Vincenzo dell'Aquila, ex segretario regionale MIBACT, ora in pensione, Marcello Marchetti dell'Aquila, architetto del segretariato MIBACT, Mauro Lancia di Pergalo, contitolare della Lancia SRL con sede a Pergola, Giampiero Fracassa, direttore tecnico della Fracassa Rinaldo SRL di Teramo, Vito Giuseppe Giustino di Altamura, presidente del CDA della Società Cooperativa Internazionale, Antonio Lo Iudice di Altamura, amministratore unico dell'Edilco Altamura, Grazie Antonio Lo Iudice di Bari, suo figlio, e Leonardo Santoro di Avigliano, geometra dell'Internazionale. Per 5 persone c'è il divieto invece di esercitare per 2 mesi l'attività professionale. Giancarlo Di Vincenzo, figlio di Berardino, Alessandra Del Cane, Michele Fuzio, Domenico Pazienza e Michele Buzzerio. Andiamo a Teramo adesso, dove il comune spende oltre 1 milione di euro al mese tra affitti, hotel e camping per assicurare un'adeguata sistemazione ai quasi 5.000 sfollati del sisma. E il 20% dell'intera somma riguarda il patrimonio danneggiato dell'Ater, che avrebbe dovuto provvedere ai semplici lavori di ristrutturazione già da tempo. Una situazione insostenibile per il vice sindaco Alfonso Di Sabatia. Comune di Teramo in sofferenza per l'emorragia di denaro pubblico che esce mensilmente dalle casse comunali per assicurare agli sfollati un'adeguata sistemazione. Si tratta di 1 milione di euro al mese che il comune deve liquidare tra affitti, hotel e camping. Il 20% viene speso per i cittadini delle abitazioni Ater che da quasi un anno sono fuori casa. 122 appartamenti classificati in categoria B, cioè con lievi danni che in meno di 15 giorni potevano essere risolti e che provoca uno sperpero di fondi pubblici inaudito. Lo sostiene il vice sindaco di Teramo, Alfonso Di Sabatino, che ha portato il problema Ater all'attenzione del tavolo regionale della ricostruzione. Qualche preoccupazione per l'amministrazione comunale su questa ricostruzione? Beh, più d'una. Il tema è quello della velocità, della tempestività, della trasparenza e dell'efficienza delle opere che devono essere garantite per consentire il più presto possibile e il più rapidamente, anche il più con la maggiore trasparenza possibile, la reimmissione nelle proprie abitazioni di tutti i cittadini, perché poi insomma il problema dello spopolamento non può essere affrontato se non c'è questo tipo di attivismo. Voi siete particolarmente preoccupati per il patrimonio Ater? Beh, sì, perché ovviamente questo riguarda una percentuale importantissima di cittadini, di concittadini che sono fuori dalle proprie abitazioni. Parliamo di 21 palazzine, parliamo di 122 unità su 142 che hanno danni classificati come B, quindi parliamo di danni lievi che dovrebbero essere oggetto di un rapido processo di ristrutturazione, perché solo attraverso questo processo si potrebbe poi insomma parlare di un conseguente ripopolamento del quartiere e conseguentemente della città. E perché non parte? Ma non parte a detta degli organi preposti. Ieri abbiamo avuto un incontro molto partecipato all'Aquila con l'ANCE, con le maestranze e con anche il dirigente dell'Ater, dei vari Ater regionali, c'era la presenza dell'USR e del governatore D'Alfonso. Sembrerebbe che adesso ci siano dei piani di intervento, insomma il governatore è stato molto incisivo anche nell'invitare il dottor Rampini, ingegner Rampini, a partire immediatamente. Io comprendo la complessità della ricostruzione cosiddetta lenta e quindi della classificazione E, ma sinceramente non posso più attendere rispetto a quella della classificazione B. Cioè, quanto ci costa? Ma ci costa una cifra esorbitante, un impatto di circa 1.100.000 euro al mese tra contributo autonoma sistemazione, quindi il cosiddetto CAS, che incide per circa 800.000 euro, e 300.000 euro per le sistemazioni in albergo, per cui sono cifre che sono soldi pubblici, non dovrebbe sfuggire a nessuno, e che quindi questi soldi ovviamente dovrebbero essere destinati ad altro. Non si comprende perché si continua a erogare un contributo quando in realtà quelle abitazioni potrebbero essere ripristinate nell'arco di qualche settimana. Politica adesso, andiamo a Pescara, dove la lista Teodoro critica l'autonoma sistemazione per i residenti di via Lago di Borgiano, approntata dall'amministrazione comunale.
Lista Teodoro per Pescara in maggioranza, ma spesso critica nei confronti della giunta Alessandrini. In questo caso, consigliere Pignoli, voi non condividete alcune scelte fatte dall'amministrazione per quanto riguarda l'autonoma sistemazione dei residenti di Via Lago di Borgiano? Ci si vuole fare, tra virgolette, belli dicendo che le cose vengono sistemate, ma in realtà non è sistemato nulla. L'amministrazione comunale ha dato delle possibilità a chi ovviamente trova una sistemazione dal punto di vista di residenza, dando dei soldi alle persone in base al nucleo familiare. Una domanda si sorge spontanea: ma la caparra chi la paga? Cioè, chi va a trattare con, ed è risaputo, chi va a trattare con un proprietario di un immobile ti chiede delle caparre. E poniamo il caso che questa famiglia decida di affittare un appartamento a 600 euro mensili, e ovviamente questi 600 euro mensili devono essere moltiplicati per 3, perché per entrare dentro un appartamento ci vogliono praticamente queste attività. Per cui chi paga la caparra? Chi provvede a fare i traslochi? Perché ci sono delle famiglie che vivono con 290 euro di pensione di invalidità. Chi provvede poi a stilare il contratto? Si dice per un anno, prorogabile per un altro anno. E poi? Noi, se queste risposte non verranno date, organizzeremo per il 28 di luglio, se queste risposte non verranno date dall'amministrazione comunale, con tutte le persone andremo dal prefetto. Voi restate come voce critica all'interno della maggioranza, e proprio in queste ore si parla insistentemente del ritorno di un assessore della lista Teodoro nella giunta Alessandrini, e si parla anche di un clamoroso rientro di Veronica Teodoro. Lei cosa sa, consigliere Pignoli? Ma apprendo tutto ciò dai giornali. Nella politica ci sono delle norme che la maggioranza, se ha intenzione di far rientrare come dire, all'interno, in maniera organica, all'interno della propria coalizione una lista, viene chiamata. Tuttora il capogruppo non è stato assolutamente chiamato, per cui direi gossip ferragostano. Massimiliano Serpi è il nuovo procuratore della Repubblica di Pescara. Si è insediato questa mattina nel corso di una breve cerimonia nell'aula 1 del Tribunale. Il giuramento è avvenuto davanti al giudice Maria Michela Di Fine e al reggente Gennaro Varone. Presenti il procuratore generale della Corte d'Appello d'Abruzzo, Pietro Mennini, il presidente del Tribunale di Pescara, Angelo Bozza, i giudici e i dipendenti del Tribunale e della Procura pescarese, i vertici delle forze dell'ordine al gran completo. Succede a Federico De Siervo, e il nuovo procuratore ha speso anche, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha speso anche due parole sulla tragedia dell'hotel Rigopiano e ha detto: certamente la tragedia dell'hotel Rigopiano sarà quanto prima all'attenzione del mio ufficio, lo è già, e mi è chiaro che c'è il massimo impegno dei magistrati che se ne stanno interessando. Serpi, poi, rispondendo ad altre domande dei cronisti sulle richieste di giustizia e verità da parte dei familiari delle vittime, ha osservato di non poter rivelare nulla sulle indagini in corso, ma ha rimarcato che questo è il compito della Procura prima e poi dei giudici ed è il nostro impegno. Cambiamo argomento adesso. Tra tre banche operanti sul territorio teramano anticiperanno i compensi alle ditte che stanno effettuando lavori di ricostruzione post-sisma, una decisione frutto di un protocollo d'intesa di cui si è fatta garante la provincia di Teramo. La provincia di Teramo si è fatta promotrice di un protocollo d'intesa con alcune banche del territorio per consentire alle imprese che stanno lavorando per la ricostruzione di incassare subito i compensi senza attendere i tempi propri della rendicontazione e dei pagamenti da parte degli enti preposti alla gestione dell'emergenza. I primi a firmare il protocollo d'intesa proposto dall'amministrazione provinciale di Teramo, gli istituti di credito, sono stati la Biper, la Popolare di Bari e la Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Pianella. Al mondo del credito è stato chiesto di aprire apposite linee di fido nella forma tecnica di anticipazioni fatture. La garanzia è rappresentata dal conferimento da parte della provincia di un mandato irrevocabile all'incasso di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della provincia stessa. Naturalmente tassi, spese e condizioni saranno oggetto di trattativa tra impresa e istituto, mentre la provincia fornirà tutti i giustificativi del credito e la documentazione che attesta l'assenza di pignoramenti, sequestri o vincoli a qualsiasi titolo gravanti sulla somma.
Un bel segnale da parte delle banche, ha dichiarato il presidente Renzo Di Sabatino, che spera che altri istituti vogliano seguire questo esempio. L'accordo ratificato in provincia è immediatamente operativo. Il Cresa e Confindustria Abruzzo hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per dar vita ad una piattaforma unica per la raccolta dei dati sull'andamento dell'economia regionale. Ascoltiamo il presidente del Cresa, Roberto Di Vincenzo, e quello di Confindustria, Agostino Ballone. Noi siamo riusciti a far emergere da un momento di crisi, perché la crisi che esiste per le imprese esiste anche per il sistema camerale, esiste per Confindustria, però per come dire, far emergere una novità, una collaborazione che porta a una migliore qualità del dato, perché aumenta il campione rispecchia quelle che sono le caratteristiche del Cresa, che è una struttura scientifica e che quindi può garantire la qualità del dato. Ma nel contempo si sviluppa in accordo con l'associazione, che ha una serie di associati che quindi permettono la facilitazione dell'acquisizione delle informazioni. Per di più le imprese non devono duplicare costantemente le risposte, perché c'è l'indagine Confindustria e l'indagine Cresa. Questo porterà ad avere un campione più interessante, più rilevabile, in quanto ampliamo la base di rilevamento del sistema, e ci porterà naturalmente ad avere dati più attendibili e soprattutto più puntuali, spacchettandoli anche in particolari settori dell'attività. E a Pescara rifiniti gli ultimi dettagli organizzativi per la notte bianca di dopodomani. Tante le organizzazioni mobilitate per garantire assistenza alle migliaia di persone previste per l'evento. La Polizia Municipale mette in campo il maggior numero possibile di agenti, previsto anche un servizio navetta fra la zona nord e quella sud della città. Assessore Cuzzi, tutto pronto per la notte bianca, avete rifinito anche gli ultimi dettagli, sarà una grande nottata, è il caso di dire, per Pescara, previsti migliaia di visitatori, migliaia di presenze in città, tra l'altro avete anche predisposto un servizio di bus navetta. Sì, mancano poche ore ormai a questo tradizionale appuntamento, arrivato alla terza edizione, la più grande piazza pedonale del divertimento, oltre 80 aree spettacoli, tantissime manifestazioni importanti di livello nazionale. Nelle aree concerto, a partire dal tour di Radio Monte Carlo con Mario Biondi, Elodie, Nick the Netfly, poi ci sarà Luca Barbarossa, Giobbe Covatta e Selvaggia Lucarelli, Vincenzo Olivieri, e poi ci sono tutta una serie di misure importanti per quanto concerne la viabilità. La Riviera verrà chiusa dalle ore 18 del 22 fino alle 6 del mattino del 23 luglio, avremo 28 accessi alla Riviera interdetti, ci sono importanti misure di sicurezza, oltre 250 uomini impegnati tra protezione civile, sicurezza privata, polizia municipale, soccorritori della Croce Rossa e della Misericordia. Abbiamo delle importanti ordinanze sempre a garantire la sicurezza delle aree spettacolo su tutta la Riviera, quindi il divieto di vendita e somministrazione in vetro e in lattina, e poi il divieto del commercio itinerante ambulante su tutta l'area. Importante servizio anche di navetta gratuita che collegherà i principali parcheggi dalle ore 8 alle 4 del mattino. Fare gli eventi non significa solo fare spettacolo, ma significa riattivare tutta una serie di funzioni economiche importanti. Del resto abbiamo fatto uno studio presentato anche all'Università di Venezia, la Ca' Foscari, con appunto l'Università di Pescara, che ha stabilito l'aumento dei consumi del 50% durante la notte bianca dell'anno scorso, un trend positivo anche per il PIL interno della città. Quindi è un dato di fondamentale importanza sostenere attraverso questi eventi l'economia cittadina e l'economia abruzzese, che ha bisogno di rilancio anche in vista di quello che è accaduto nei mesi invernali. E a Lanciano invece è stata presentata la notte dell'apertura delle feste di settembre, che quest'anno si svolgerà in piazza Plebiscito con moda, gioielli e spettacoli. Cuore come passione, l'Abruzzo, meravigliosa terra da sorreggere, gioielli, moda e bellezza in una notte tra le più sentite, e non solo per Lanciano. È stata presentata presso l'ex casa di conversazione Passione 2017 Abruzzo nel cuore, grandioso appuntamento previsto per il 13 settembre, la notte dell'apertura delle feste lancianesi. Cerrone, il noto brand di gioielleria di origini abruzzesi, insieme ai partner Valagro e Walter Tosto, eccellenze imprenditoriali
territoriali tutte abruzzesi hanno messo insieme con il Comitato Feste di Settembre un doppio appuntamento che si protrarrà fino alle 4 del mattino, il momento atteso dei fuochi di apertura. La sfilata evento presenterà in anteprima mondiale la nuova collezione di gioielli Cerrone con la presenza del celebre Nick di origini lancianesi, uno dei maestri del settore conosciuto in tutto il mondo. 10 anni fa un evento simile stupì migliaia di persone. E poi musicisti, cantanti, attori e showgirl, tutti di origini abruzzesi, faranno parte della serata condotta dall'attore regista Pierluigi Di Lallo. Dalla mezzanotte fino alle 4 del mattino poi Piazza Plebiscito sarà una discoteca all'aperto. Coordinatrici della kermesse Deborah e Tiziana Cerrone, che insieme ad Aldo Cacchioni hanno deciso di dare un'impronta alle feste patronali di Lanciano. Nel 2009 le due stiliste donarono le corone della Madonna del Ponte e del suo bambino. Alla serata collaborano anche altri imprenditori locali. Presenti in conferenza stampa l'assessore alla cultura Marusca Miscia, il sindaco Pupillo, il presidente del comitato feste Maurizio Trevisan, Pierluigi Di Lallo e ovviamente Deborah, Tiziana e Aldo. La nostra terra, gravemente colpita dalle recenti tragedie, ha bisogno di splendere, riallacciando anche i fili con i tanti connazionali all'estero che hanno fatto tanta strada. Questo è il senso di Passione 2019. Ovviamente con l'Abruzzo nel cuore. Torniamo a Pescara, dove è stata presentata alla presenza dell'assessore regionale ai parchi Donato Di Matteo la neonata società cooperativa consortile Rerum Natura, che vuole essere un esempio concreto di reti in ambito naturalistico. L'idea è che si mettesse in rete un numero considerevole di riserve con i parchi, la realizzazione di una grande conferenza programmatica che rilanci questo settore, che mette all'attenzione e all'interno dell'agenda tra le priorità della politica regionale questo settore e che nello stesso tempo costruisce un'opportunità e una garanzia di lavoro per tanta gente che fino ad oggi là dentro è precaria. La nascita di questa società cooperativa in ambito naturalistico deve rappresentare però un punto di partenza. È sicuramente un punto di partenza. La rete è la gestione collegiale delle aree protette in Abruzzo, che è una piccola realtà territoriale che ha investito su questo slogan, l'Abruzzo dei parchi e del verde, deve essere la chiave di svolta per cambiare il passo rispetto a quello che è stato fino ad oggi. Io sono certo che la gran parte ha accolto questo mio suggerimento e ringrazio coloro che si sono fatti promotori di questa cooperativa. Pian piano anche gli altri aderiranno, perché questo è l'unico modo per far uscire una proposta seria e diciamo competitiva dal punto di vista dell'attrattività. E a Francavilla appuntamento con l'agricoltura di eccellenza, protagonista il famoso pomodoro a pera francavillese, al centro della manifestazione pomodoro rosso ma non troppo, in programma nel weekend. Ascoltiamo il consigliere comunale Remo De Palma. Quest'anno siamo a Rosso ma non troppo, la seconda edizione, dove il protagonista principale ovviamente è il pomodoro a pera d'Abruzzo. L'amministrazione comunale da subito ha inteso promuovere questa eccellenza del nostro territorio, che rappresenta veramente una tipicità francavillese ma abruzzese tutta, in quanto dietro a questa attività di produzione lavorano tantissime aziende del progetto Terra Amica. E chiaramente questo evento è stato possibile realizzarlo in questo modo così impegnativo nella 2 giorni grazie alla collaborazione dei nostri partner, primo tra tutti il consorzio dei produttori a pera d'Abruzzo, quindi del dottor Luciano Camerano e il presidio Slow Food di Francavilla al Mare, con il quale abbiamo già una collaborazione consolidata. Non solo pomodoro, sicuramente protagonista il pomodoro, ma con tanto divertimento, spettacoli, street food da mangiare, da bere, ci saranno concerti, ci sarà la novità del pomodoro quiz show, che sarebbe un gioco telematico tipo il cervellone, dove verranno poste delle domande tematiche sul pomodoro. Ci saranno artisti di strada e tanto altro divertimento, quindi veramente un evento ben organizzato. E adesso apriamo la pagina dello sport, partiamo ovviamente con il Pescara. Il presidente del Delfino Daniele Sebastiani fa il punto sulle eventuali partenze in casa biancazzurra e sulle trattative che potrebbero riguardare in uscita alcuni elementi come ad esempio il capitano Ledian Memusciai.
Per quanto riguarda il mercato, noi abbiamo sicuramente, come diceva Simone, abbiamo molti giocatori ancora qui presenti in ritiro. In settimana io penso che cominceranno ad accasarsi alcuni di questi, perché comunque ci sono tante richieste per quasi tutti questi ragazzi, perché non sono sicuramente giocatori scarsi, anzi io ho detto prima per me li farei restare tutti, poi è chiaro che se dovessero arrivare richieste importanti per dei giocatori che hanno anche un'età diversa da quella che può avere Simone, che Pescara la vede come un trampolino di lancio, giustamente, come deve essere per un giovane che ha avuto solo, tra virgolette, la sfortuna quest'anno di trovarsi davanti un giocatore come Pazzini, ma l'anno prima in una squadra che è retrocessa ha fatto molto molto bene. Ma io penso che in questo momento non credo che le piste in ingresso siano in piedi. Noi abbiamo tenuto quelli che dovevamo tenere, abbiamo portato dentro quei nuovi giocatori che ci servivano, a partire da Simone, e adesso siamo anche troppi, quindi dobbiamo sfoltire, e poi il mercato finisce il 31 di agosto. Memushai è un giocatore importante, è un giocatore che nella massima categoria ha grandi estimatori e ha anche estimatori dall'estero, e quindi è un nazionale albanese, ha disputato gli europei, per cui sicuramente avrà delle richieste, poi le valuteremo insieme al giocatore. Ma qui l'ho detto prima, non è che si tratta di dire incedibile o non incedibile, purtroppo le scelte, qua qualcuno non capisce che il calcio è cambiato. Oggi un giocatore è qui per i primi sei mesi, a gennaio arriva un'offerta della vita e non puoi trattenere il giocatore, soprattutto società come il Pescara. E quindi nessuno è incedibile, tutti sono utili, scusatemi, e nessuno è indispensabile. E andiamo adesso proprio sul sito della società biancoazzurra, perché è arrivata anche l'ufficialità del cambio di sede per l'amichevole di martedì pomeriggio contro il Teramo. Infatti si giocherà non più a Rivisondoli ma allo stadio dei Marsi di Avezzano, sempre alle 17:30, sempre martedì 25 luglio, ma nel centro marsicano. La decisione, che era nell'aria già da ieri, si è resa necessaria perché gli organi di pubblica sicurezza, vista la presenza dei tifosi delle due squadre, avevano richiesto la presenza di un impianto con più settori e non come a Rivisondoli con una tribuna unica. La società biancazzurra, come vedete, comunica anche che verranno presto resi noti gli aggiornamenti per l'acquisto dei tagliandi di accesso, che indicativamente avranno un costo di 5 euro per i settori di curva e distinti e 10 euro per la tribuna coperta. Amichevole contro il Teramo, e allora andiamo proprio in casa biancorossa, perché Tomas Calore è arrivato proprio in prestito dal Pescara, è pronto per essere il portiere titolare del Teramo della prossima stagione. Tomas, bentornato, però questa volta hai i galloni da titolare. Quest'anno ritorno con un po' di responsabilità in più, ma è stata una scelta voluta sia da me sia dalla società di appartenenza mia e del Teramo. Quindi cominciamo con la massima serenità, con la voglia di lavorare e di migliorarsi, e sono certo che faremo un buon lavoro. Due stagioni fa, una stagione da titolare poco distante da Teramo, al San Nicolò, adesso come sarà essere titolare in Serie C? Come ho già detto, le pressioni saranno leggermente più alte, perché ovviamente sono i rumori della piazza, comunque molto esigente, come ho già visto l'anno scorso. Io non posso dire altro di poter dare il meglio di me stesso, ovviamente cercando di aiutare i miei compagni e di raggiungere i migliori risultati. A parte alcune facce amiche dell'anno scorso, ci sono quest'anno anche facce tante che conosci da Pescara. Sì, ho incontrato Ventola, Melillo, Di Pietrantoni, con cui ho avuto il piacere di passare tanti anni nel settore giovanile a Pescara, e ritrovarli qui tra i professionisti è sinceramente un gran piacere. Senti, il Teramo parte con l'obiettivo di salvarsi, dopo una stagione travagliata che è stata quella passata, magari con un po' più di tranquillità quest'anno. Ma speriamo, anche perché un'altra stagione come quella passata al Cardiopalma, sinceramente,
Non me la auguro, speriamo di raggiungere i nostri obiettivi con la massima tranquillità e serenità, cercando di portare alla nostra tifosi e portando il bel gioco soprattutto. Il nuovo preparatore dei portieri lo conoscevi già o no? L'hai fatto la conoscenza adesso? No, io ancora non lo conoscevo, ma sicuramente il ritiro è il momento migliore per legare i rapporti, per conoscerci, quindi non ci sarà nessun problema assolutamente. La seconda edizione del triathlon dei Sanniti è stata vinta dal romano Riccardo De Palma, centro sportivo Esercito, e dall'aquilana Chiara Ciuffini, Tri Evolution Sport, giunti al traguardo solitari rispettivamente in 1 ora 51 minuti e 9 secondi il primo, 2 ore 28 minuti e 09 secondi la seconda. Circa 200 i partecipanti, comprese le staffette, alla manifestazione organizzata dal Teramo Triathlon Team. Teatro della gara, l'affascinante borgo di Alfedena, paese della provincia dell'Aquila, posizionato nell'estremo meridione dell'Abruzzo. Paolo Sinibaldi. Il sindaco di Alfedena, Massimo Scura, ci ritroviamo un anno dopo con numeri che sono cresciuti, anche la qualità dell'organizzazione, è un po' tutta Alfedena è cresciuta a fianco a questo triathlon. Sì, questo è il secondo anno del triathlon dei Sanniti, ci siamo già prenotati per il terzo, ringraziamo l'Enel che non solo ci ha dato un contributo come sponsor, al quale abbiamo già chiesto anche un contributo per il prossimo anno, che ha aperto questa strada che porta alla diga per consentire ai cittadini di poter avere una visione più piacevole, più semplice di tutto l'evento. Ringraziamo anche Teramo Triathlon che ha organizzato questo evento e già si è proposta per il prossimo. Riccardo De Palma, vittoria incontrastata qui a Alfedena, complimenti. Grazie mille, è stata una giornata ottima, e non pensavo di stare così bene, però sono contento di questo risultato, adesso era da un po' che non gareggiavo, questa qui è stata per me una gara di rientro, ecco, e non pensavo di stare subito così bene, quindi sono contentissimo e soddisfatto. Caratteristiche di questo percorso? Il percorso è stato molto duro e... Io è la prima volta che gareggio qui e sinceramente non pensavo che il percorso fosse così muscolare, sempre salita e discesa, non c'è stato un metro di pianura, però tutto quanto immerso dentro al verde, insomma, è stato un bellissimo percorso. Dove si è decisa la gara? Allora, Chiara Ciuffini, profeta in patria, possiamo dire. Sì, io essendo dell'Aquila qui mi sento quasi in casa, poi questi posti sono veramente fantastici e ne è valso veramente la pena. Conoscevi Alfedena, conoscevi un po' le caratteristiche del percorso oppure è stata una scoperta per te? No, è stata una scoperta, ma devo dire una bellissima scoperta. Il tracciato bike, io provenendo dalla bici, l'ho veramente adorato, è veramente bellissimo. Faccio molti complimenti agli organizzatori perché è qualcosa di diverso dal solito triathlon. Sulla corsa invece com'è andata? Sulla corsa io pecco un po' in generale, però oggi diciamo meglio delle altre volte. E con questo servizio si conclude la prima edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo gli altri appuntamenti alle ore 19 e alle ore 23. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, buon proseguimento di giornata.